Io posso solo dire grazie che siete venuti, amici, nemici, artisti, non artisti, tutti che siete venuti qua, e mi fa una grande gioia. Devo ringraziare dopo tutto Rino Palma, che mi è stato molto vicino, che con grande attenzione ha curato questo libro con le mie opere. Devo ringraziare Fabio Mangone, che con gioia proprio vengo subito a parlare, perché mi fa molto piacere. E cosa posso dire? Io posso dire solamente che la parola non serve a niente, servono solo le opere. Quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto da quando ero giovane, quando stavo a Perugia, che ero alunna nella scuola dell'Istituto d'Arte di Perugia, poi sono andata all'Accademia sempre a Perugia, dottori, con Gerardo Dottore, il grande futurista, che è stato per me veramente una grande guida, per me è stato, eh? Poi a Napoli ho avuto invece Vasco Pratolini, grande scrittore per la storia dell'arte. E dopo, dico la verità, mi sono messa lì a lavorare continuamente, perché era la mia gioia. Qualsiasi cosa, qualsiasi materia, non è detto che uno si mette lì in una stanzetta e dipinge fiorellini o dipinge qualche altra cosa. No, a me piace muovermi e avere i grandi spazi. Dico la verità, io ho dipinto sulle navi, erano metri interi di pannelli da fare. La gioia mia era proprio dipingere questi grandi lavori, questi grandi, non era mai limitata, ho avuto questa limitazione. Questa è stata una grande gioia, di poter fare le cose grandi. Più grandi erano 8 metri, 10 metri, 15 metri. Questo era il lavoro che mi soddisfaceva di più. Poi, cosa posso dire? Ci sono molti lavori fuori e fuori Napoli e fuori Italia. Sono stato in Brasile e veramente ho avuto una grande esperienza, bellissima, in Brasile. Ho avuto una presentazione da una persona molto, ma molto importante del Brasile, che è Maria Bardi, che era il soprintendente alla Galleria di Arte Moderna. Sono rimasta lì un anno e mezzo, che dovevo rimanere di più, perché ma poi c'era la scuola. Sono ritornata a scuola insegnando per 35 anni all'Istituto d'Arte di Napoli. E lì sono stata felicissima, perché oggi mi ritrovo con tanti miei alunni qua che sono venuti a trovarmi, per cui mi commuove moltissimo questo omaggio che mi fanno nel venire e ancora a ricordarsi della loro professoressa. Questa è una cosa bellissima e meravigliosa. E dopo il mio dispiacere, è l'unico mio dispiacere, che ho avuto purtroppo una caduta, e dalla caduta ho avuto, diciamo, questa paralisi alla mia mano e a tutto il mio corpo, per cui ho avuto un po' il rifiuto di disegnare, di fare. Quando un bel giorno ho messo il piede destro invece il piede sinistro fuori del letto, ho detto no, devo provare anche con la mano a disegnare, anche se non riesco, anche così mi sono fatto 40-50 quadri nel disegno. Poi, allora era così, diciamo così, che erano 6 anni che non disegnavo, dopo questo rifiuto. Ma la cosa più brutta poi è stato che un bel momento ho detto, ma Gesù mio, non vedo più, ma che cos'è? Vedo tutto nero, che è successo ai miei occhi? Non vedo più niente. E allora corre a destra e corre a sinistra, sono andata da diversi oculisti, niente, cara mia, ti devi operare. Dove? Ah, ad Anversa, in Olanda. Sono andata 3 volte, mi sono operata, adesso vedo un poco, ma poco, per cui ringrazio il cielo che vedo, devo sempre ringraziare, ringrazio tutto, anche se la mia mano sta così, anche se sono
però ringrazio che ho tante amicizie e questa è la cosa importante. Grazie a tutti, perché ringrazio anche mia figlia, che è stata lei che ha voluto mettere tutti i quadri, si è preoccupata moltissimo, non lo so perché non, sa, non la vedo. Devo ringraziare tutte le persone, va bene, un bacione a tutti quanti. Che lavoratrice libera, mi fa pensare a tutti i miei, con questa produzione enorme. Un lato, però penso che sia un lato veramente importante, perlomeno per me lo è. Allora, faccio una prosa un po' poetica, così, insomma, fatta in poco tempo, scusate, comunque ci tenevo molto. Appassionata e produttrice di mille forme illusorie e mutevoli, le tue mani di trucchi magici e di effetti chimerici, il velo di Maya ha un tessuto con fascinazione incantatoria. Preziosa, preziosa DJa collaboratrice, tu con sapienti pennelli, arabeschi di linee policrome, inventavi su trasparenti lastre di vetri, a riflettere i giochi di Apollo, scorazzante sul suo carro dorato, pei cieli. A mo' di prisma, rifratto, la luce solare scomponesti nei colori dell'arcobaleno. Se velocemente rotanti su di un disco, lo sapevi, essi tornano a mostrarsi come luce bianca. Qui il tuo incontro col mistero. E se la tua mano dal sacro demone invasato, con esplosivo dinamismo espressivo copriva liquide superfici, con vivide forme di variopinte gettate di colore, a catturare la vitalità della natura e le sue forze primarie, il tuo occhio, l'occhio interiore, rimase fisso a cercare, ad afferrare il senso di quell'unica luce, comparando un'unità più grande a questa un'unità più grande, l'essenza delle cose, il fondamento dell'essere, la scala scegliesti, il metodos, la via, la pura forma per una scomposizione, stilizzazione asciugata nell'astratto, nella phairesis, bellezza del puro significante. Il suo volo, il tuo volo, nel caleidoscopio incandescente, ha puntato dritto nell'incontro con l'unica luce bianca. No, in una umbratile mistica, come umbratile mistica urgenza. Sentimento nostalgico di un principio unitario, l'unità cosmica da cui tutto proviene e a cui tutto ritorna. A tutto saluto. Quanto posso parlare? Vi ringrazio, sono felicissimo di fare questa mostra con Diana Franco. Secondo me è una grande artista a livello europeo, è forse dimenticata da Napoli. Cioè Napoli non ha fatto quello che poteva fare per una grande artista come lei. A Napoli si dimentica sempre, questo è il guai di questa città. Grazie. Grazie.